Possiamo dire, Presidente, che questo è il PT della rinascita con un importante ritorno dall'Asia? Ma io non direi il PT della rinascita, è il PT in continuità con quello invernale, che è stato un grandissimo PT. Io parlo con il doppio cappello, da espositore fino a ieri e da presidente di oggi. L'ultimo PT è stato un grande PT, la squadra ha lavorato bene e cercheremo di continuare sotto quella strada, quindi sarà un grande PT anche questo. Primavera, estate del prossimo anno, come si vestirà l'uomo? Si vestirà bene come sempre, cercherà di essere il più affascinante possibile, sicuramente si lavora molto sui materiali. Se si guardano i dati merceologici, clamorosamente nel 22 il prodotto più venduto sono state le camicie, parlo in percentuale in aumento rispetto al 21, poi il secondo prodotto, che oggi vuol dire essere trasgressivi, è la cravatta, che è cresciuta tantissimo per via delle cerimonie, i matrimoni, le feste e tutto il resto, e il terzo prodotto più venduto è l'elemento formale, e già nelle sfilate che abbiamo visto a gennaio, quindi autunno, inverno, l'anno prossimo, il formale ha ripreso molto peso, sempre legato alle funzioni d'uso, quindi credo che qui vedremo un buon mix tra abbigliamento active, che non è tanto più lo sportswear che ci pensavamo prima, ma è il go out, quello che noi abbiamo chiamato i go out, con una buona, devo dire, anche interessante parte di offerta formale. Possiamo dire che la sostenibilità e l'ambiente sono ormai un connubio imprescindibile con la moda? È da tempo che ormai è un prerequisito, tant'è vero che noi facciamo sustainable style da un sacco di anni, quest'anno collaboriamo con Kering, le singole aziende ci stanno lavorando, il vero sostenibile sappiamo che è in una fase di evoluzione, non si può ancora raggiungere, credo molto di più a livello personale a quello che si definisce il riciclo, comunque tutta la parte del resale che sta prendendo anche una grande fetta del mercato, però l'importante è che è arrivata ormai come tematica e come opportunità a tutti i livelli, dal consumatore alla produzione.